Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, è uguale. Vi chiederete cosa ci faccio col casco. È il nuovo strumento di lavoro. Sì, prima bisognava avere una telecamera, questa. Per fare i rally di notte, poi, bisognava avere un faretto, questo. Adesso tutto questo non è più sufficiente. Adesso bisogna avere anche il casco e possibilmente il corsetto antiproiettile. Già perché gli imbecilli sono in aumento e sempre più, da qualche anno a questa parte, è impossibile lavorare la notte, perché la gente dice che i faretti dà noia. Notate bene, non i piloti, la gente, il pubblico, che da un po' di tempo a questa parte ha deciso di saperne più di noi e di voi su ciò che noi dobbiamo fare e che a voi dà noia. Al Maremma è successo un fatto che definire disdicevole è poco. Alcuni nostri operatori, impegnati a fare le riprese su una delle prove notturne, sono stati prima insultati, poi gli hanno sputato e alla fine sono stati presi a sassate. Una di queste sassate ha centrato uno di loro nella testa. Per questo ho deciso che da qui in avanti, se eventualmente rifaremo le riprese di notte, tutti i nostri operatori, a scanso di rotture di testa, dovranno essere equipaggiate almeno di casco. Ci scuserete se un passaggio non è completo fino in fondo, ma capirete bene che dopo la prima sassata nella testa l'operatore ha deciso di non continuare, anche perché la sassata nella testa è stato solo il primo dei problemi. Dopo hanno anche cominciato a dire: lo sappiamo che macchina hai, ora andiamo laggiù e te la sfondiamo tutta, al che lui ha preso giustamente e se n'è andato. Io spero che voi vi farete promotori insieme a noi di una campagna per sensibilizzare gli imbecilli, anche perché questo probabilmente ci servirà come fioretto, anche se la mamma degli imbecilli è sempre incinta e probabilmente per quanto noi potremo fare per diffondere un po' di saggezza, se ci sarà concesso, gli imbecilli saranno sempre di più di quelli che noi potremo contattare. Veramente non so se faremo ancora le riprese di notte, sicuramente quello che è successo anche qui al Maremma è una cosa che ci addolora profondamente.